determina per quale valore del parametro m la retta passante per i punti A di coordinate m più 1, 2 e B di coordinate 1, m è parallela alla retta di equazione y uguale 3x più 1. Trova poi il perimetro del triangolo ABC con C punto intersezione tra l'asse x e la retta di equazione y uguale x più 1. Il problema questo è facilissimo e tra l'altro anche sembrerebbe brevissimo. Cominciamo a rispondere alla prima domanda. Determina per quale valore del parametro m, che è presente sia nelle coordinate di A che nelle coordinate di B, la retta che passa per i punti A e B è parallela alla retta di equazione y uguale 3x più 1. Cosa conviene fare? Io direi di ragionare in termini di coficienti angolari. Noi sappiamo che due rette sono parallele se hanno lo stesso coficiente angolare. Quindi conviene effettivamente calcolare se dunque m di questa retta è 3, e forma, ce la fornisco in forma esplicita. Calcoliamo m di AB. Dunque m di AB, sempre la solita formula, y di B meno y di A fratto x di B meno x di A. Non capisco, ragazzi, come si possa trovare difficoltà in geometria analitica. Basta applicare quattro formule in croce, non vedo proprio nessun tipo di problema. M meno 2 fratto 1 meno m meno 1, attenzione che 1 meno avanti m più 1 fa cambiare di segno sia m che 1. 1 meno 1 se ne vanno, guarda cosa ottengo, ottengo m meno 2 fratto meno m. Occhio che m, va detto, deve essere diverso da 0. M meno 2 fratto m si può scrivere come, occhio che m di AB è m coefficiente angolare, non è quell'm del parametro, qua è un caso, è m è un meno m meno 2 tutto fratto m, ripeto, con m diverso da 0. Tutto questo adesso lo andiamo a eguagliare a 3. E se le due rette parallele sono, hanno lo stesso coefficiente angolare, quindi meno m meno 2 fratto m di sicuro deve essere uguale a 3 se le due rette, quella passante per la B e quella retta y uguale a 3x più 1 sono parallele. Mi sembra evidente. Risolviamo questa banale equazione fratta con m diverso da 0, moltiplichiamo per m entrambi i membri, otteniamo che meno 1 per m è meno m, meno 1 per meno 2 è più 2, uguale 3m. Portiamo m qui, m più 3m è 4m, viene che 4m è uguale a 2. Dividendo per 4, m è uguale a 2 quarti, m è uguale a 1 mezzo. E infatti è la risposta che cercavamo. M in effetti è diverso da 0. M è uguale a 1 mezzo è il valore di m per il quale, tale che la retta che passa per i punti AB e la retta y uguale a 3x1 sono parallele. Poi ci dicono, mi calcoli il perimetro del triangolo ABC. Dunque, se m vale 1 mezzo, andiamo a metterlo lì. Allora, A avrà coordinate 1 mezzo più 1 e 3 mezzi. A avrà coordinate 3 mezzi 2. Li cambiamo a questo punto. M lo sappiamo. E se M è 1 mezzo, B avrà coordinate 1 1 mezzo. Oh, ci mancano solamente le coordinate del terzo vertice, vertice C, che però ci dicono essere dato dall'intersezione tra l'asse X e la retta Y uguale X più 1. Allora, intersechiamolo allora. L'asse X che equazione aveva, lo ricordate? La 6 è equazione y uguale 0, occhio, quindi basta intersecare y uguale 0, l'asse x con y uguale x più 1. Beh, direi immediato, direi per confronto, x più 1 uguale a 0, x uguale meno 1, x uguale meno 1, y uguale 0. C, il terzo vertice, avrà coordinate meno 1, 0, un vertice che giace sull'asse delle x, in particolare sul semiasse negativo delle x. Meno 1, 0, che è l'ascissa negativa. Allora, direi di calcolare questo perimetro. Abbiamo finito. Ditemi voi che problema è questo. Che razza di problema è questo? Ho detto razza, non è qualcuno. Allora, cominciamo. B, distanza fra due punti. Diverse ascisse, diverse ordinate, quindi classica formula con la radice quadrata. Dunque, scriviamo 3 mezzi meno 1 tutto al quadrato più 2 meno 1 mezzo tutto al quadrato, ovvero ancora uguale a, stiamo calcolando il primo dei tre lati, AB. Dunque, 3 mezzi meno 2 mezzi è 1 mezzo al quadrato, 1 quarto più 4 mezzi che è 2 meno 1 mezzo è 3 mezzi al quadrato, 9 quarti. 9 più 1, 10, viene radice quadrata di 10 quarti, ovvero un radice di 10 diviso radice 4 che è 2. Quindi abbiamo trovato che AB è 1 mezzo radice quadrata di 10.
E su questo non ci piove. Passiamo a AC, per esempio. Prima dopo sommeremo a B, a C e BC. AC, stessa formula che qui. Radice quadrata di 3 mezzi meno meno 1, 3 mezzi più 1 al quadrato più 2 meno 0 al quadrato, ovvero 3 mezzi meno 2 mezzi, un 5 mezzi al quadrato è un 25 quarti più 2 meno 0 2 al quadrato 4. Ma ricordando che 4 si può scrivere come 16 quarti, andiamo a fare 16 più 25 che è un 41. Radice di 41 diviso radice di 4, quindi un radice di 41 mezzi, quindi AC è un mezzo questa volta radice quadrata di questo numeraccio 41. Andiamo infine con BC. Infine l'ultimo dei tre lati, BC è la radice quadrata di 1 meno meno 1, quindi 1 più 1 al quadrato più un mezzo meno 0 al quadrato, ovvero 1 più 1, 2 al quadrato 4, un mezzo meno 0 fa un mezzo, al quadrato fa un quarto. 16 quarti più un quarto è 15 quarti. Questa volta è BC è radice di ho detto male, è un 16 quarti più un quarto è un 17 quarti, è un radice 17 diviso la radice di 4, ovvero 2, quindi è un mezzo radice quadrata di 17, anch'esso numero primo. Quindi, per sommare l'idea di raccogliere il fattore comune un mezzo, e avremo l'espressione del perimetro che la scriviamo qua, sarà un mezzo in evidenza che moltiplica queste tre radici quadrate, che sono appunto radice di 10 più radice di 17 più radice quadrata di 41. Questo è il perimetro che ci è stato richiesto.